Benfica rischia l'esclusione da ogni competizione per un periodo compreso fra i 6 mesi e i 3 anni. Scrive così sul proprio sito Calcio e Finanza con la procura portoghese che indaga sul caso delle mail contro diversi ex dirigenti lusitani, fra cui l'ex presidente Luis Felipe Vieira. L'accusa? Tra il 2016 e il 2019, le squadre del Benfica e del Vitória Setúbal avrebbero simulato false operazioni di compravendita di calciatori. Il comunicato del Benfica. Lo Sport Lisboa e Benfica e i suoi avvocati analizzeranno nel dettaglio l'accusa notificata oggi che ritiene responsabile il club, per presunti atti attribuiti al suo ex presidente e ad un ex consigliere. A tempo debito verrà presa una posizione procedurale, ma non c'è dubbio sul fatto che il Benfica si difenderà, senza esitazione, da tutte le accuse infondate. Per quanto è stato possibile analizzare, sono infondate, così come da qualsiasi altra cosa che possa andare ad incidere sui propri diritti ed interessi. Il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, non è accusato di nulla.